L'azzurro del lago, il brillio dei tetti d'Ardesia, l'aria leggera, puro piacere di respirare. Questa è Orta, un piccolo paesino sonnacchioso su un lago dell'Alto Piemonte che emana un grande senso di pace. Qui, nel 1869, scorreva la vita tranquilla di una comunità di lavandare, pescatori, barcaioli, ciascuno col suo soprannome che ne svelava il carattere e ne delineava il destino. Molti erano gli affittacamere per i viaggiatori stranieri che compivano il Grand Tour. È proprio allora che, in una di queste discrete camere con vista, arriva il grande scrittore russo Dostoevskij, in cerca di un angoletto di mondo che lo metta al riparo dai creditori. L'affittacamere gli racconta un terribile delitto del passato, maturato nei litigi familiari sull'eredità. Il possidente Teodoro Costa è stato ucciso, un sommario processo ha deciso che uno dei suoi figli era il colpevole e, nel giro di poche udienze, l'ha condannato alla ghigliottina. A Dostoevskij il resoconto giudiziario racconta però un'altra storia, cioè che i giudici sono stati eccessivamente frettolosi nel condannare Demetrio Costa. Forse ne scriverà un giorno o l'altro, pensa tra sé. Cambierà i nomi, romanzerà i fatti, convinto che la verità debba essere sempre cercata fino in fondo, anche se, perché la verità sia restaurata e alla fine trionfi, bisogna sempre aiutarla con un poco di bugia, perché la volpe è il dio degli scrittori e l'onestà di chi scrive consiste nel dire la più piccola bugia possibile e nel far sì che sia bella.